Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. L'obiettivo di oggi è sconfiggere la palestra di Garrafopoli. Per arrivare a Garrafopoli, io passerei qui, mi trovo in questo punto della mappa, vi faccio ben vedere, no? L'area ovest 1, quindi andrei per questa stradina qui, risalirei qui, arriverei qua c'è un waypoint, poi dritto fino a Garrafopoli. La divisione del team Buio. Però Garrafopoli è una palestra piuttosto easy. Lo so, come funzionano i livelli in questo gioco? Devo proprio dirvelo. Male, funzionano male. Quindi devo prima di tutto salire qua sopra. Poi ho sfidato praticamente tutti, se non erro. Qua sopra c'è una Pokéball. È importante salire qua sopra a cercare le cose. Sì, se poi il gioco me le facesse vedere. Vabbè, Pietratuono mi sa che era. Ah, qua c'è il deserto però. E qua ci sarebbe un altro dominante pure da fare. Però non lo so, magari meglio farlo al prossimo episodio perché mo non è proprio il caso. Magari è meglio avere un po' qualche livello più alto, quindi. Vabbè, sì, è il deserto, ok. Ah, qua c'è un bel po' di roba da catturare, ma ci penserò in un altro momento perché, beh, amici miei, oggi l'obiettivo è andare a Garrafopoli e sconfiggere il capo palestra. Interessante, eh? Guarda che bella cascata d'acqua qui. Rallentatore, però c'è. Questo è l'ascensore. Andiamo. Dissolvenza a nero per non farci vedere quando l'ascensore si muove. Ma qui effettivamente è in movimento. Vabbè, non mi faccio domande che è meglio. Allora, la sede della palestra. La sala sopra. Andiamo allora, vai. Chi è qua? Chi è le culturiste davanti alla palestra? Oh. Blub blub, che sta affogando. Sono in ritardo, in ritardissimo. Ma quello è a capo palestra? Signor Alghero, aspetti. Ah, ma si è dimenticato una cosa importante. Che cosa, cervello? Per caso sei qui per l'esame della palestra? Quindi? L'uomo grande e grosso di poco fa era Algaro, il capo palestra di Garrafopoli. È andato a fare la spesa, ma ha dimenticato questo portafogli. Lui non era così simpatico e gentile, glielo porteresti tu? Ok, mi viene quasi voglia di darti una medaglia qui ed ora. Facciamolo, tanto. È debole il capo palestra, no? Che bello, con un Venonat, carino. Ah, quello sarebbe, questo quindi è l'esame. Va bene, non avevano un'altra idea per fare l'esame di Garrafopoli. Hanno detto, sai che è. Questa è l'ultima palestra che ci manca. Perché non ci mettiamo che l'esame deve di portare i portafogli a coso là? Ah, va bene, facciamo, dai. Ma quindi mi conviene passare in mezzo al deserto allora. Ottimo. Cazzatissimo il dominante, oh. Voi, amici miei. Mi sa che allora la prossima volta il dominante non me lo toglie nessuno, eh. Io però, guarda, dominante, per ora non ti guardo più di troppo perché ho da fare. Ho una missione importante da compiere. Marinada, oh, allora. Mi butto in allegria, facciamo prima, tagliamo tutto. Oh, mercato di Marinada, qua devo arrivare. Oh, eccolo qua, va. Ah, che bello, come il sole. Destinazione raggiunta, ottimo. Per tutti i mari, non c'è, è sparito! Questo gli darei la voce di Ubaldi, io. Il mio portafogli è sparito! Qui finisce, qualcuno mi soffia il pezzo forte del mercato. Oh no. Tranquillo, capitano, vado a cercarlo di corsa. Ah, e tu che vuoi? Se cerchi il capitano Algaro, beh, mi dispiace, ma ora da fare. Non mi interessa chi sei, se intendi disturbarlo, devi vedertela col suo apprendista numero uno. E vai a quel paese, affrontami un po'. Facciamo una cosa veloce, ecco, pure lo stadio ci hanno qua. Vinta. Posto? Possiamo andare avanti ora? Shrudol! Shrudol che si evolve in Grafaia! Che bellino, guarda che dita lunghe! Bene, 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 che contentezza. I motivi che disegnano variano da esemplare a esemplare e ogni individuo traccia lo stesso motivo per tutta la vita. Ah, come un artista quando trova il suo stile, poi sarà sempre quello. Ah, ricalco, quindi è come trasformazione, ma solo per l'abilità. E ai suoi alleati. Ma dai, proviamoci magari per una volta. Forse nelle lotte in doppio è efficace. Eia! E Willy, avanti, avanti, cos'è questa baraonda? Cosa bolle in pentola qui?
Capitano Algaro, questo ragazzino qui stava... Come? Un cliente per quest'uomo senza portafogli e senza un soldo? Che ti serve, giovane? Devo consegnare un oggetto, non so parlare. Per tutti i mari, i miei portafogli! Come lo staff della palestra ti ha chiesto di venire a portarmelo, mi ha fatto un favorone! Grazie per essere venuto fino a qui! Oh, e scusa se il mio apprendista ti ha infastidito, già. Alla famosa asta di Marinadda c'è un articolo che dobbiamo assolutamente prendere all'amo. Quindi eravamo tutti e due un po' sulle spine. Signore e signori, osservate l'ultimo imperdibile noto di oggi! E infatti è notte. Ecco il nostro pezzo forte di oggi, le leggendarie alghe di Eun! Ci sono i partecipanti... Bla 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 bla. Che tonicità! Non serve neanche toccarle, si vede che sono ricche di sostanze nutritive. E che allucentezza, quasi abbagliano da quanto riflettono la luce. Per non parlare di quel forte profumo di mare, sono chiaramente freschissime! Corpo di mille dondoso, le voglio! Ma torniamo a noi, devi avere davvero un parato fine se vuoi sfidare la palestra di Garrafopoli. Ora è l'occasione di dimostrarlo. Partecipa all'asta al posto mio e aggiudicati quelle alghe. Agli ordini. Ti credevo un Magikarp fuor d'acqua e invece sai già tutto sulle aste, alla tua età. Prendi questo gruzzolo come fondo di cassa. Usa la testa e aggiudicati l'asta. All'arrembaggio! Capito tutti all'arrembaggio? 50.000. E quanto vanno alla lunga ste aste? Il segreto delle aste è rialzare di poco in volte il prezzo. Quindi non subito sparare cifre altissime, che poi magari l'altro fa 5.000 e uno e ho vinto. No. Che fa? Di 10.000. 10.000. 25.000. Oh, assegno. Dove benzina sta? 40.000. 45.000. Io pensavo no che partivano poco a poco, no, 35.000 subito. Oh, stai buono, eh. Stai calmina che sennò qua non andiamo da nessuna parte. Che facce slavate avevano tutti! Hai fatto sfigurare gli adulti, complimenti! Sei proprio una lenza tu. Ora mi metto a forma di lenza. Che alghe meravigliose! Se non fossi riuscito ad averne avrei pianto un mare di lacrime! Se ti sono avanzati dei soldi, tienili pure come mancia. Puoi anche usarli per qualche altra asta, se preferisci. Beh, è ora di salpare. Me ne torno alla palestra di Garrafopoli. Io, Algaro, preparerò una notte delle carsi baffi. Ti aspetto lì, eh? Va bene. Garrafopoli... Ok, ora sì, per dare il tempo ad Algaro di andarsene via, certo. Allora, direi di volare subito a Garrafopoli. Anche se si possono fare altre aste a quanto pare. Ed eccoci qua, entriamo e affrontiamo la palestra, dai. Che poi l'esame era portare il portafoglio, invece poi si è rivelato essere l'asta, vabbè. Uno più ridicolo degli altri gli esami, se posso permettermi di dirlo. Pronto Link, sono io, stai ancora facendo il giro delle palestre, dove sei adesso? Ah, ma sei qui nei paraggi, allora ti raggiungo, dai. Nemi, posso affrontare la palestra? Hai già preso la tua seconda medaglia, stai andando forte! E come terza palestra hai scelto questa. Per te sarà un gioco da ragazzi, vedrai. Almeno credo. Devi dirmi qualcosa, Nemi? Facciamo una lotticina di riscaldamento prima? Una cosa veloce però, eh? Basta guardarti per capire che stai diventando sempre più forte, Link. Forse è meglio se questa volta mando in campo qualcuno dei miei Pokémon più forti. Però stringiamo i tempi proprio all'osso e affrontiamoci. È ancora presto per cantare vittoria, quindi il mio ultimo Pokémon ribalterò le sorti della lotta. Vediamo Floragato un po' in 3D che non l'ho visto. Beh... Rende bene in 3D Floragato, eh. Ora che hai anche tu una terrasfera possiamo terracristallizzare entrambi i nostri Pokémon. No, non lo farò. Tu se vuoi farlo, fallo, ma... Hai capito? Io mi godo la musica intanto perché... Può attaccare che fa unghie aguzze. Di tutte le mosse che puoi fare, unghie aguzze. Se terra cristallizzavo era già fatta. Vai Floragato, usa foglia magica! Su un Pokémon fuoco. È davvero solo due medaglie delle palestre, visto quanto sei forte pensavo ne avessi di più.
Però che lotta, è stata molto istruttiva, direi. Tieni un piccolo regalo per ringraziarti della bella lotta. 3 cure totali. Non sai quanto vorrei farne subito un'altra, ma sono una campionessa. Devo pensare anche al mio avversario e sapere quando fermarmi. Tu continua a vincere le medaglie e potremo lottare di nuovo la prossima volta che ci becchiamo davanti a una palestra. Link, diventa sempre più forte, ok? E poi ancora di più e poi di più ancora. Così potremo lottare a più non posso, questa è imbalata. Grazie per la lotta e buona fortuna con l'esame della palestra. Cioè, è pazza. Questa vuole solo lottare, non ha altre ambizioni nella vita oltre le lotte Pokémon. Ok, spawniamo direttamente qua dentro, ottimo. Comunque, il maremoto gastronomico, secondo me sapete che hanno fatto? Hanno detto, dato che i bambini che giocano a Pokémon devono capire che devono anche trovare un lavoro, perché non facciamo sì che i capi palestra, i campioni e quant'altro hanno un lavoro come attività e la palestra è più un hobby? Così dicono, facciamo capire ai bambini che non basta fare giocare a Pokémon e guadagni bene, devono anche lavorare. Probabilmente è per questo motivo che l'hanno fatto. E ci hanno ragione. Hanno pienamente ragione. Signor Algaro, giochiamo, dai, giochiamo! Ma vedi che stanno tutti quanti in palestra, sullo stadio, lì! Perché devi giocare? Vorrà dire che forse devo affrontare qualcuno, bimbo? Sarei molto lieta se venisse anche a provare il nuovo menù del nostro ristorante. Scusatemi, ma ho un mare di lavoro da fare nella palestra. Mi aspettano, quindi abbiate pazienza e lasciatemi andare. Eccoci, no? Il segno della croce. Bravi, fate spazio. Mamma mia, quanto è grosso. Bulldozer. Ehi là, sei tu? Ti stavo aspettando. Mi stavo aspettando anch'io. Grazie di nuovo per il tuo aiuto a marinata. Ora posso cucinare migliori piatti a base di alghe sulla piazza. Non credere però che per questo ci andrò leggero nella lotta, giovane. Non chiedo di meglio, impegnati. Dimostrami che sei forte. Al mercato si compra e si vende. In palestra si attacca e si stende bucato. Yoho! Ti aspetta un mare mosso di mosse burrascose! Il menu completo di Pokémon acquatici è servito! Itadakimasu! Sì, perché serviti quando fanno così Itadakimasu. Guarda che bello. Sarebbe accetto il pasto che sto per ricevere. Quindi probabilmente stava... Era Itadakimasu, ma in italiano... Mio Dio. Ti devo un favore, è vero, ma non per questo sarà una lotta all'acqua di rose. All'acqua pazza, perché sai, no? Rompi forma di Velusa. Livello 29. Ah, è fortino. Ok, ha resistito. Ha tentennato. E attacchiamo e Pomi vince. Pomit, grande. Devo cambiare nome ai Pokémon. Io lo chiamo Charlie. Perché Charlie? Mi piace Charlie, non lo so. In genere non do mai nomi di persone o di cose esistenti. Do anche nomi di fantasia inventati, però a sto giro Charlie mi piace. O anche Ricci, perché Ricci era il nome dell'allenatore del Pikachu con i capelli tutti quanti mossi, no? Wow, Vugtrio! Vorrei dire che mi sorprende, ma l'ho già visto purtroppo. Ho fatto evolvere il mio Wiglet, per questo lo so com'è. Crabominable. Ma Crabominable è lotta, non è acqua. Ah, però fa la terra. Quindi a posto allora. La marea viene e va, e la prossima sarà l'onda anomala che ti porterà dritto nelle mie reti. Vai, Crabominable, che si evolve sul monte l'Anachila. Ah, potevo terra cristallizzare anch'io, non ci ho pensato. Ah, ma no, perché non ho recuperato dopo la lotta con l'allievo. No, ho recuperato dopo la lotta con l'allievo. Mi pare di sì. O non l'ho rimessa alla terra? No, non l'ho rimessa. Boh, non mi ricordo. Non ci faccio mai caso alla terra perché non la uso mai. Reggiti forte o verrai spazzato via dal mare a moto delle mie mosse burrascose, l'hai già detto! No, lui diminuisce la velocità.
A me fa solo male. Ok, tipo acqua. Allora. Grafaiai. Però voglio rivitalizzare Pomit. Deve prendere un po' di punti esperienza Pomit. Non posso lasciarlo così a secco. Dai, su. Sono veleno. La reggo. A martellata e acqua. Non... mi sembrava strano infatti. Mi sbagliavo con martelpugno, mannaggia. Dai, quello che posso fare faccio. La terra ce l'ho. Brutto corpo. Ok, dai, buono. Per quello che è durato, ok. Mo rimando Pomit. Faccio la terra. Se missa con la terra, mi attacco. Allora, Grafaia, vabbè, non serve revitalizzarlo. Mentre Pomit, sì, perché deve... Lo voglio portare alla Lega Pomit a tutti i costi. Mi serve un Pokémon elettro. Potevo usare Kilowattrel e poi farlo evolvere. Perché a quanto pare ha l'evoluzione. Ma no, va bene così, dai. La terra elettro è bella comunque. È abbastanza carina. C'ha questo lampione in testa. Bello. Certo, è una lampadina, sì. Lampione per fare la battuta. Grande Pomi che becca Fulmindenti. E let's go! No! Per poco! Tentennami su questo, tentennami! Vai! Bella! Bella! Ho fatto bene a scegliere sta palestra! Ho fatto bene! Io non so l'ordine! Non so l'ordine di tutte le palestre! Non so l'ordine di tutti quanti i dominanti e di tutte quante le basi del Team Star! Ma so che alcune sono forti perché mi hanno detto guarda Andre che questa è forte! Sì, ho capito, ma non me lo dire! Jesus Bambin! Non me lo dire! Questa invece ho scelto a caso. Dico, vediamo come va. Perché il livello dei selvatici è basso. Dico, probabilmente il capopalestra non sarà chissà quanto forte. Però mi hanno detto, guarda, la base buio è davvero forte. Falla verso la fine del gioco. Ok. A sto punto. Si è fatto giorno mentre lottavamo. Come quando in un anime sconfiggi il nemico e diventa da notte diventa giorno. È stata una lotta rinvigorente come una mattinata al mercato. No, le mattine al mercato io le odio. In confronto a te sembravo quasi un Magikarp sperduto in balia delle onde. Mi hai messo proprio nel sacco, anzi nella rete. Pesca grossa, che è una specie di canzone marinara. Non hai virato di un passo e sei riuscito a prendere all'amo la vittoria. Ora scattiamo una bella foto per immortalare l'istante in cui ricevi la tua medaglia. Era da un bel po' di tempo che volevo provare questa posa. Le JoJo pose? Vediamo un po'. Carina. Se non ci fosse la scritta. Carina. Ora hai 3 medaglie delle palestre. Ciò vuol dire che i Pokémon fino al livello 35 saranno più facili da catturare e seguiranno ogni tua indicazione. E prendi pure questa, offrela a casa. So che saprai usarla al meglio. Doccia fredda. Rinvigorente. Ah, riduce l'attacco perché lo fa demoralizzare. Mamma mia. Bene, bene. È ora di salpare verso il ristorante e iniziare a preparare tutto. Torna presto, ti aspetto. Vengo a mangiare al ristorante, va bene? Sai, no, un po' di famina a quest'ora viene. La campionessa, chiedo scusa. Ho visto che hai appena conquistato una medaglia. Il tuo nome è Link, giusto? Per caso aspira a diventare campione? No. Lo faccio per hobby. La tua risposta mi rende felice. I giovani di talento come te sono molto rari. Continua a puntare in alto, fare grandi cose. Grazie. Ti chiedo scusa, non mi sono ancora presentata. Com'è che si chiama? Alisma. Io mi chiamo Alisma. Sono la presidentessa della Lega Pokémon, l'organizzazione che gestisce le palestre. Lei ha gli occhioni grandi grandi. Perché? Per guardarti meglio, piccola mia. Sembra quasi una bambola. Ma intendo tipo le Barbie. Se il tuo obiettivo è ottenere tutte le medaglie, ci incontreremo di certo in futuro. Scusa, ma ora devo andare. È stato un piacere. Ma sì, uguale per me. Bene, bene, bene. Insomma, terza medaglia conquistata. Nel prossimo episodio...
Vorrei andare a fare la palestra di Leudapoli, a dire il vero. Però devo allenare un pochino la squadra, perché se no, ragazzi, non si va avanti. Provo a fare la lotta contro il dominante nel prossimo episodio. Vediamo come va. Vediamo che si conclude. Puoi frequentare il resto delle lezioni. Va bene, prima o poi ci andrò a farle. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video con questa tempesta di sabbia. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.